Una buona giornata e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale in questo 6 aprile che per la nostra regione non può essere un giorno come tutti gli altri perché L'Aquila ha ricordato le 309 vittime del terremoto del 6 aprile del 2009. A distanza di 2 anni, peraltro, è tornata la fiaccolata che ha illuminato la notte più lunga che 13 anni fa ha segnato per sempre la vita non solo degli aquilani, ma di tutti gli abruzzesi e di chi tra le macerie ha perso il proprio caro, il servizio di Stefano Recanati. Del nostro dolore che da quella notte di 13 anni fa ci fa sentire parte di qualcosa di più grande, nel ricordo di una tragedia che ci ha privato di troppe vite, ma che ci ha consegnato la responsabilità dei loro sogni. Un abbraccio corale che racchiude la speranza di una comunità che non sa cosa significa arrendersi. Sono passati 13 anni dalla notte del 6 aprile 2009, quando alle 3:32 una scossa di terremoto di magnitudo 5.9 distrusse L'Aquila e 56 comuni vicini e uccise 309 persone. Dopo 2 anni di interruzione a causa dell'emergenza Covid, L'Aquila e gli aquilani non possono e non vogliono dimenticare. Purtroppo però proprio il Covid si è portata via l'anima del comitato dei familiari, Antonietta Centofanti. A ricordarla, Vincenzo Vittorini, il quale ha sottolineato l'importanza del ritorno della fiaccolata, ma anche del fatto di avere finalmente il Parco della Memoria, che non è un luogo di dolore, ha detto, ma di ricordo. 1200 le fiaccole lungo i circa 1700 metri del percorso partito da via 20 settembre, passando davanti alla casa dello studente. Il corteo è arrivato, per la prima volta, fino al Parco della Memoria. Tra i partecipanti il presidente della regione Marco Marsiglio, del consiglio regionale Lorenzo Sospiri e il commissario straordinario per la ricostruzione del centro Italia Giovanni Legnini. Presente anche il presidente ANCI Abruzzo Gianguido D'Alberto. Le mascherine hanno nascosto i volti, ma non la commozione di chi quella notte l'ha vissuta. Al corteo, insieme alle foto delle persone morte sotto le macerie, hanno sventolato le bandiere della pace e bandiere dell'Ucraina. Un dolore, quello della nostra regione, che si è unito quest'anno a quello del popolo ucraino, appunto, rappresentato dagli atleti della Nazionale Ciclisti. Sono stati proprio loro, infatti, ad accendere il braciere prima della lettura dei nomi. Centi, Ludovica. Bassamonti, Fabiana, Andrea. Cora, Antonella. Massimino, Patrizia. Corridore, Rocco. Costantini, Luigia. Dopo la celebrazione della messa nella chiesa di Santa Maria del Suffragio, alle 3:32 dal campanile hanno risuonato 309 rintocchi e un fascio di luce azzurra è stato proiettato nel cielo. In 13 anni tante cose sono cambiate. 3/4 dei palazzi privati distrutti sono stati ricostruiti, più sicuri di prima. Il centro storico inizia a rivivere grazie a tante attività che hanno scelto di riaprire i battenti, anche se la maggior parte degli edifici è ancora disabitata per effetto della crisi e della pandemia. Cronaca, tragedia nella notte a Schiavi d'Abruzzo. Un'anziana è morta asfissiata nell'incendio della sua abitazione in Contrada Valli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del posto insieme ai vigili del fuoco di Vasto e di Agnone. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, le fiamme sarebbero partite da una coperta elettrica. Ancora cronaca perché la squadra mobile di Teramo ha smantellato un gruppo criminale dedito allo spaccio di cocaina ed eroina nella Casa Rosa di Alba Adriatica. Sequestrati 104 grammi di sostanze stupefacenti, arrestate 6 persone, 4 donne e 2 uomini, tutte appartenenti alla stessa famiglia di etnia Rom. Tania Bonici Castelli. Le donne confezionavano e cedevano dosi di stupefacenti all'interno dell'abitazione. Gli uomini vigilavano l'esterno come vedette, sgominate dalla squadra mobile di Teramo, un'organizzazione criminale che spacciava eroina e cocaina nella nota Casa Rosa di Alba Adriatica. Nelle prime ore di oggi, con l'ausilio di elicotteri e cani antidroga, sono stati rinvenuti e sequestrati 104 grammi di cocaina e arrestate 6 persone, tutte componenti della stessa famiglia di etnia Rom e residenti
residenti ad Alba, in particolare 4 donne e 2 uomini. È stata inoltre emessa misura cautelare del divieto di dimora in Teramo e provincia per altri 3 uomini componenti del medesimo nucleo familiare. L'attività di indagine era stata avviata dalla squadra mobile teramana nel settembre 2021. Era un problema atavico, però diciamo che il lavoro certosino dei nostri investigatori coordinati dalla Procura della Repubblica ha fatto sì che siamo riusciti a eliminare, come ho detto prima, questa metastasi dal comune di Alba Adriatica. Metastasi che interessava anche purtroppo gente, ragazzi delle vicine Marche. Sicuramente restituirà un po' di serenità alla collettività di Alba Adriatica e alla provincia di Teramo, in parte anche delle Marche. L'edificio denominato Casa Rosa ad Alba Adriatica rappresenta da anni il simbolo di un continuativo spaccio di droga, stabilmente incardinato nella realtà costiera abruzzese. Tante le segnalazioni da parte della popolazione residente. Con l'operazione di oggi è stato eliminato un pericoloso gruppo criminale, una metastasi, come l'ha definita il questore Pennella. È chiaro che le nostre indagini vanno sempre avanti su tutte le altre direttrici, però allo Stato mi sento di dire, come ho detto prima, che questa metastasi è stata tolta. Vediamo se dobbiamo fare qualche operazione di pulizia intorno. Andiamo a Pescara adesso, dove un bambino autistico si era allontanato da scuola ed era arrivato in Piazza Alcione da solo, dove è stato trovato dagli agenti di una volante intento a giocare in una fontana, molto infreddolito e completamente zuppo d'acqua. Uno dei poliziotti, vedendo il bimbo completamente solo, lo ha immediatamente soccorso asciugandolo e coprendolo con i suoi stessi indumenti e contestualmente chiamando il 113 per avere una pattuglia in ausilio, oltre ad un equipaggio del 118 per un'eventuale assistenza sanitaria. Gli agenti hanno poi accertato che il bimbo si era allontanato da un vicino plesso scolastico presso il quale è stato poi riportato. La tempestività dell'intervento non ha reso poi necessaria l'assistenza sanitaria del 118. E rimaniamo a Pescara perché l'aumento dei parcheggi a pagamento in alcune zone sta provocando polemiche e critiche alla giunta Masci, arrivano dalla CNA. Paolo Renzetti. Guardi, la CNA è molto critica su quello che sta accadendo a Pescara per quanto riguarda i parcheggi a pagamento che sono stati inaugurati proprio negli ultimi giorni in città, in varie zone, in vari quartieri. Perché siete così critici? Ma in questa situazione già difficile, come abbiamo già detto anche in un incontro che abbiamo avuto, non ci sembrava il caso di far cassa proprio su questo tema. I negozi e comunque le attività già sono stressate e quindi hanno difficoltà. I cittadini adesso dovranno pagare addirittura per parcheggiare sotto casa. Oltretutto in alcune zone della città davvero risulta incredibile l'aumento o comunque la spesa, cioè ci sono delle zone periferiche dove l'abbonamento giornaliero costa 5 euro rispetto a quella alla stazione che costa 2,50 euro. Noi dovremmo stimolare l'accesso in città con i mezzi diversi, quindi dovremmo stimolare a parcheggiare fuori dalla città e dovrebbe costare meno, anzi dovrebbe essere gratis fuori dalla città. Oppure quello che è accaduto, ci dicono svolta green e poi la macchina ibrida, l'anno scorso pagava 60 euro annuali per parcheggiare su tutto il territorio, era una misura che serviva a stimolare l'utilizzo di macchine ibride e quest'anno siamo arrivati a 324 euro l'anno, cioè da 60 a 324. Sinceramente ci pare un metodo, per carità, anche legittimo di fare cassa, ma non crediamo che non sia nel momento storico e tantomeno anche una serie di zone utilizzate che siano adeguate ad essere poste a pagamento, non ultima la questione dei parcheggi su via Paolino, comunque intorno all'ospedale, cioè già c'è gente insomma che ha difficoltà magari anche a trovare situazioni. Paradossalmente il parcheggio dentro l'ospedale costa meno dei parcheggi lungo la strada e quello è pure custodito, cioè sinceramente davvero troviamo un pochettino di schizofrenia in questa situazione sui parcheggi a Pescara. Sì, ci sono anche polemiche poi per i parcheggi a pagamento che riguardano le riviere. Ci avviciniamo alla stagione estiva. Dubbiamente insomma è un ulteriore balzello che peserà sia sul turista sia su chi viene spot, ma anche sui residenti
residenti in determinate zone, e quindi in questa maniera praticamente abbiamo coperto il 100% del territorio di Pescara. Vogliamo dire che si paga su tutto il territorio, si paga anche in maniera abbastanza bizzarra, perché dove si paga un euro, dove si paga 50 centesimi, cioè sinceramente non si riesce davvero a capire. Quella del lungomare è chiaro che è un'ulteriore mazzata al turismo di questa città. Nel prossimo anno scolastico in provincia di Teramo ci saranno 859 alunni in meno, una drastica riduzione di studenti che potrebbe mettere in pericolo tanti posti di lavoro nelle scuole. Il grido d'allarme del sindacato CGIL Teramo. La CGIL Teramo lancia un grido di allarme sulla drastica riduzione del numero di alunni sul territorio provinciale. Il prossimo anno scolastico si prevedono infatti 859 studenti in meno. Il sindacato chiede all'ambito territoriale di Teramo di accogliere le richieste delle scuole per avere organici adeguati in base al tempo scuola programmato e non in base al numero di alunni. Attualmente gli studenti delle scuole pubbliche nel teramano sono 38.041. Il prossimo anno scolastico saranno 37.554. In tutta la regione per il 2022-2023 sono previsti 2.723 alunni in meno a fronte degli oltre 2.000 dello scorso anno. Complessivamente saranno poco più di 164.000 gli studenti abruzzesi rispetto agli attuali 167.275. La provincia di Teramo paga il tributo più alto, un dato che da solo documenta il persistente aumento della denatalità, delle migrazioni dalle aree interne che si accompagnano ad un esodo diffuso delle nuove generazioni. Di fronte alla situazione emergenziale, la CGIL chiede che le scuole possano avere la possibilità di garantire un'offerta formativa programmata. Più tempo scuola, tempo pieno alla primaria e tempo prolungato alla secondaria, recupero delle discipline professionali. Inoltre per il sindacato sarebbe importante consolidare un organico docente data che consenta di poter fare scuola rispettando i requisiti del distanziamento, della sicurezza e dell'offerta formativa di qualità. Solo dopo una forte pressione e continue mobilitazioni, scrive in una nota la CGIL Teramo, siamo riusciti a mantenere, fino al termine delle elezioni, il cosiddetto organico Covid. Eppure si tratta di un organico importante per le scuole che andrebbe mantenuto anche dopo l'emergenza. L'unico dato positivo è il lieve incremento del numero di docenti di sostegno. In provincia di Teramo ne sono 69 in più. Un momento importante per il turismo in Abruzzo con la firma questa mattina in Camera di Commercio a Pescara e tutte le associazioni di categoria rappresentanti il settore turistico dell'accoglienza insieme al mondo del turismo esperienziale con l'obiettivo di fare sistema. Sei associazioni di categoria sottoscrivono per la prima volta un protocollo d'intesa sugli standard di qualità nel turismo abruzzese. Il decisivo passo in avanti nella promozione e nella qualità dell'offerta e dei servizi turistici in Abruzzo è promosso dalla Federazione dei Professionisti Abruzzesi del Turismo Esperienziale, Federpate Confesercenti, presieduta da Paolo Setta. I rappresentanti regionali delle principali organizzazioni del turismo abruzzese, ovvero Federalberghi, Confcommercio, Federturismo, Confindustria, Asso Turismo, Confesercenti, CIA Turismo Verde e Coldiretti hanno sottoscritto con Federpate e Confesercenti il protocollo d'intesa nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta questa mattina a Pescara. Noi lanciamo un messaggio chiaro, netto, una nuova linea rispetto ad una visione e ad una missione: fare bene, fare concretamente e fare insieme. Non dobbiamo più inseguire modelli di regione, di territori che tra l'altro stimolano anche un complesso di inferiorità negli operatori, no? Ma noi dobbiamo essere protagonisti di un modello tutto nostro, di un'idea di turismo tutta abruzzese che si gioca e vince le sfide del futuro sulla connessione, sulla cooperazione e sulla qualità. Si mettono in nero su bianco delle regole
collaboriamo insieme per offrire al turista un prodotto migliore, sicuro, senza quel dubbio che quel tipo di sistema, quel tipo di offerta sia un'offerta che non rientra nei canoni anche fiscali, quindi abusivismo, ma soprattutto con l'opportunità di offrire al turista la qualità. L'importante è combattere l'abusivismo, perché questo è un problema, in quanto nuoce effettivamente a quelli che invece sono in regola e portano l'Abruzzo in tutto il mondo, e nello stesso tempo con questa lotta si riesce anche a elevare un po' la qualità dei nostri consumatori e dei nostri turisti. La pandemia speriamo sia finita, ma la pandemia ci ha fatto cambiare un po' il sistema di vita e anche quello turistico, per cui le gite fuori porta sono molto più importanti e presenti oggi, e quindi la nostra proposta con gli agriturismi, le fattorie didattiche e i bed and breakfast sono sicuramente una risposta positiva a questo problema. E nell'ottica della riorganizzazione dei mercati cittadini, a Chieti invece l'assessore al commercio sta valutando lo spostamento del mercato del venerdì per collocare in un unico luogo i banchi per la vendita. Selenia Secondi. Ci sarà a breve un sopralluogo per spostare il mercato del venerdì, che si svolge attualmente in Corso Marruccino a Chieti, alla villa. In realtà è un ritorno perché era già una volta lì. Quali sono le motivazioni di questa scelta? È un ritorno, ma ancor più inclusivo, perché l'obiettivo è quello di fare in modo che l'intero mercato del venerdì possa aver luogo presso la villa comunale e sul viale appunto della villa. Ma l'obiettivo principale è quello di fare in modo che il mercato sia più fruibile, sia più godibile per la cittadinanza, ma che venga anche valorizzato. Oggi il mercato del venerdì si svolge su Corso Marruccino, su Via della Liberazione e a scendere chiaramente su Viale 4 Novembre. È una collocazione che dà dei riscontri, ma è dispersivo come mercato, perché circa 40 banchi sono posizionati in diverse aree del centro storico. Concentrare il mercato del venerdì alla Villa Comunale riteniamo possa essere un elemento che accresca il valore del mercato del venerdì, ma rientra in un progetto anche di brandizzazione dei mercati cittadini che stiamo portando avanti, perché riteniamo che questi rappresentano davvero un qualcosa di importante per la cittadinanza. Poi, ripeto, in molti casi i mercati vengono in altre realtà trattati come appunto un commercio di serie B. Per noi il commercio è solo di serie A. Poi, se guardiamo anche le presenze presso i mercati cittadini, siamo confortati, però ecco, occorre dare valore anche attraverso questi aspetti, e riteniamo che concentrare il mercato alla Villa Comunale sia qualcosa di importante. È ovvio che stiamo facendo delle ricognizioni tecniche, avremo un sopralluogo nei prossimi giorni, perché ovviamente dobbiamo unire sia l'aspetto del numero dei posteggi, circa 40 da collocare appunto alla villa e sul viale, ma anche l'aspetto della viabilità, che sarà oggetto di riunioni con l'ufficio traffico e con insieme al mio collega Rispoli. La Camera di Commercio Chieti Pescara ha presentato la carta dell'olio Evo d'Abruzzo, un prodotto di qualità ancor più da valorizzare. Scoprire le qualità abruzzesi attraverso l'olio Evo in un tour che parte dalla tavola e viaggia in tutto il mondo, portando sul piatto le eccellenze di un intero territorio. E con questo spirito che prende forma in Camera di Commercio di Chieti Pescara, il progetto per la valorizzazione dell'olio Evo e DOP del territorio delle due province, che porterà ad una nuova ed inebriante destinazione la realizzazione di una carta dell'olio Evo d'Abruzzo da distribuire nei ristoranti e nelle strutture ricettive, per far comprendere l'unicità del prodotto ai suoi consumatori. I dettagli dell'iniziativa sono stati illustrati questa mattina in Camera di Commercio a Pescara. Vorremmo arrivare a fare la carta degli oli in maniera tale che a qualunque ristorante abruzzese, speriamo anche oltre, il cliente che va a gustare il suo pranzo sa con quale olio è stato condito, oppure quale tipo di olio vuole per integrare eventuali aggiunte. Vendiamo sicuramente uno dei migliori oli del pianeta, è giusto che lo reclamizziamo nel modo giusto e coeso tra tutti i territori. Svilupperemo questo progetto nel corso del 2022, che porterà alla costituzione di una vera e propria carta dell'olio che andremo a mettere all'interno dei ristoranti della nostra regione.
in modo da ripercorrere quello che è stato già il percorso fatto col vino, con le carte del vino. Questo perché? Per far accrescere quella che è la sensibilità e la cultura dell'olio extravergine d'oliva abruzzese, con la ristorazione che fa da ambassador per quanto riguarda la veicolazione del nostro prodotto abruzzese all'interno del nostro territorio, ma questo poi vuole essere anche un progetto da portare all'esterno della regione Abruzzo e quindi per tutta l'Italia. Sterrare e Umano Trophy, questo l'evento sportivo ma anche di promozione turistica del territorio che si svolgerà dal 28 aprile al 1 maggio a Montesilvano. Assessore, qual è l'importanza di questo evento per la città di Montesilvano? È un evento di assoluta rilevanza all'interno di quello che sarà il cartellone delle manifestazioni sportive che Montesilvano realizzerà per l'estate 2022. Diciamo che apriamo la stagione sportiva con il botto, perché la prima edizione dello Sterrare Umano Trophy sarà sicuramente un grandissimo successo ed è un piacere per noi poter essere il centro di questo tour abruzzese. E si parla spesso di turismo sportivo e di rilancio dei territori, penso che manifestazioni come queste siano necessarie e indispensabili in questo senso. Sì, i percorsi saranno delineati per tutta la regione Abruzzo, toccheremo appunto 4 province, 74 comuni e più di 550 chilometri. Il venerdì mattina tutti i partecipanti partiranno, destinazione sud-ovest, andremo verso Roia del Sangro, che sarà il punto più lontano che raggiungeremo ai confini con il Molise, per poi rientrare verso Montesilvano. L'idea di creare questo evento, lo Sterrare Umano Trophy, è stata un'idea che parte già da qualche anno, grazie alla nostra esperienza nell'organizzare dei tour turistici per mini gruppi 10-15 moto all'interno della regione Abruzzo. E la cosa molto importante che ci faceva piacere sottolineare, che è un evento unico nella sua categoria, è quello che saranno ben accette anche le famiglie e abbiamo creato per loro dei contenuti insieme a un nostro partner che è la cooperativa Il Bosso, per creare appunto delle escursioni all'interno del territorio dell'Abruzzo durante le giornate in cui il proprio compagno o la propria compagna è in giro in moto. È bello sottolineare che ci sarà anche un momento di diciamo beneficenza e solidarietà, quindi verranno individuate delle associazioni a cui l'associazione Sterrare Umano devolverà una quota, per cui c'è tutto, c'è divertimento, c'è sport, c'è turismo, c'è valorizzazione del territorio, c'è solidarietà e non vediamo l'ora quindi che arrivi il 28 di aprile. Passiamo adesso allo sport, primo allenamento al Poggio degli Ulivi per il nuovo allenatore del Pescara, Luciano Zauri. Allenamento a porte chiuse che vedete nelle immagini, nelle foto di questa mattina, agli ordini del nuovo allenatore in vista del match di sabato pomeriggio alle 17:30 allo stadio Adriatico Cornacchia contro il Grosseto. Biancazzurri che dovranno cercare in questi ultimi 270 minuti di stagione regolare, poi ovviamente ci saranno i play-off, di mettere insieme più punti possibile per tentare il sorpasso alla Virtus Entella, che attualmente si trova al quarto posto. Virtus Entella che sarà impegnata a Chiavari contro la Viterbese. Stamattina peraltro è arrivata l'ufficialità dell'accordo con il nuovo allenatore, che di fatto è ufficioso da ieri, ufficiale da questa mattina, accordo fino alla fine della stagione che prevede il rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B. Zauri avrà come vice Cristiano Del Grosso e come preparatore atletico Ermanno Ciotti, che ha già ricoperto il medesimo incarico con Zauri nella primavera biancazzurra e in prima squadra. Ai nostri microfoni il direttore sportivo biancazzurro Luca Matteassi spiega così i motivi della scelta. Direttore, allora sarà Luciano Zauri a guidare il Pescara in queste ultime partite della stagione regolare dei play-off. Come siete arrivati a questa decisione? Siamo arrivati a questa decisione perché volevamo dare una sterzata, volevamo cambiare qualcosa, volevamo portare aria nuova. Le ultime tre partite insomma abbiamo fatto 2 punti e abbiamo deciso di cambiare con tanto dispiacere, perché quando cambi la colpa poi è sempre di tutti. Chi ci rimette è sempre l'allenatore, lo sappiamo, perché è più facile cambiare una persona che 22-23 giocatori, quindi
È andata così, dispiace tantissimo per il mister, che è una persona vera, un grande lavoratore, una persona, un allenatore preparato, però sappiamo, sono cose che possono accadere nel calcio, quindi abbiamo, il presidente mi ha dato la possibilità di parlare con chi volevo, che giustamente gli allenatori che erano liberi, abbiamo deciso di puntare su Zauri adesso. Ho parlato con quattro persone, abbiamo scelto di puntare su Luciano, che qua aveva già fatto bene, una persona seria, una persona che ha tanta fame, tanta voglia di rilanciarsi, e porterà quell'aria nuova, fresca, quella voglia anche ai ragazzi di fare qualcosa in più, no? Anche quelli che magari erano, che giocavano un po' di meno. Quando arriva un allenatore nuovo, di solito tutti si vogliono mettere in mostra. Vediamo, insomma, se i risultati poi ci daranno ragione. A questo punto non ci sono più alibi per la squadra. Ma gli alibi non ci sono per nessuno, ma non è questo, perché sennò sembra, però giustamente fino adesso gli errori sembrano che siano stati fatti anche solamente da mister Auteri. Io non la penso così. Tutti abbiamo sbagliato, chi ci rimette, come ho detto prima, è sempre una persona, è più facile mandare via un allenatore, anche se non ha tutte le colpe, però adesso giustamente mancano tre partite, più playoff, allenatore nuovo, i ragazzi dovranno sicuramente cercare di dare qualcosa in più. Se vinceremo il campionato avrà un contratto per la Serie B, altrimenti a fine stagione, lui ha firmato solamente da qui fino a fine stagione, se vinceremo il campionato rimarrà, se altrimenti poi ci siederemo tutti insieme e vedremo, insomma. Teramo invece avrà il secondo match interno consecutivo contro un'altra formazione toscana. Dopo la Carrarese, il Pontedera dell'ex Simone Magnaghi. Per i biancorossi la strada che porta alla salvezza è sempre più in discesa, ma l'attaccante Filippo D'Andrea continua a ripetere che la quota che il gruppo si è dato rimane quella dei 45 punti. Beh, sensazioni sicuramente positive. Diciamo che dove siamo adesso è il frutto di quello che siamo noi, del lavoro che svolgiamo durante la settimana e della forza che noi abbiamo. Diciamo che ci meritiamo questo posto, se non qualcosa in più. Sì, sono contento sicuramente dei 5 gol, magari potevo fare qualcosa in più, però rispetto alla prima parte di stagione è tanto. E poi sì, con Gambri mi trovo veramente bene, mi trovo bene con tutti, poi con lui ho stretto anche un rapporto d'amicizia fuori dal campo e giocando insieme diciamo che ci completiamo, quello che penso io. Magari lui è uno più forte fisicamente, che riesce ad aprire gli spazi, e io riesco a giocargli dietro, quindi diciamo che ci troviamo molto bene insieme. Beh, guarda, sicuramente noi ci siamo prefissati, come ormai sappiamo già tutti, quello che avevamo fatto nello spogliatoio dei 45 punti, quindi quello è il nostro obiettivo, che è il nostro obiettivo per salvarci. Poi sicuramente una volta che abbiamo raggiunto l'obiettivo di salvezza, quello che viene dopo, diciamo che poi ci possiamo levare dei sassolini dalle scarpe, quindi siamo liberi e possiamo giocare veramente al massimo. O giocare in casa, i nostri tifosi sono il 12° uomo in campo, ci danno una spinta, stanno a cantare dal primo al 90° minuto e ci danno una grande mano, una grande spinta. Poi sì, con Pontedera è una partita ancora più importante di quella che è stata la scorsa, e quindi diciamo che se riusciamo a centrare i tre punti sarebbe per noi una grandissima vittoria, e che ci porterebbe poi ad arrivare a 40-44 quasi salvi. Beh sì, loro sono una partita, sarà una partita molto, molto dura, come lo sono state tutte. Noi la cosa che dobbiamo fare è scendere in campo con le nostre idee, il nostro gioco, e sono sicuro che riusciremo a portarla a casa. Sicuramente non bisogna perdere, quello è la cosa fondamentale, però da quello che si è visto, noi nelle ultime quattro gare abbiamo subito solo un gol al 94°, un autogol che c'è stata una piccola disattenzione, che magari dovevamo fermare l'azione a centrocampo, però si è visto poi come ci siamo buttati tutti giù a terra per quanto eravamo nervosi di aver preso quel gol. Quindi questo ti fa capire che la squadra c'è, la squadra non vuole subire gol e vuole andare a portare a casa la vittoria. Non te la saprei dire, io spero di segnare queste tre partite tutte e tre 10 gol, no, sto scherzando, però un gol a partita anche sarebbe il top, però sicuramente, beh dai, altri 2-3 sarei estremamente contento.
Questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social, così come vi ricordo che dalla giornata di oggi potete seguirci sul canale 13 del digitale terrestre, ovviamente sulle regioni di Abruzzo e Molise. Il TG6 torna questa sera alle ore 19. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.